cosa ha scoperto? È il primo tampone che fai? Fatto un giro e adesso sto facendo il secondo. Ti ha chiamato qualcuno, la ASL? Abbandonata a me stessa, l'ho chiamato io dopo il primo giorno del risultato del tampone a tutte le persone che ho frequentato. Dopo 10 giorni che io ho chiamato l'ASL, mi dice sì, mi puoi mandare un'email con le persone che hai frequentato. Dopo 10 giorni ormai il focolaio sarà bello che aperto. Sono risultata positiva il 18 settembre. C'ho una figlia di 15 anni, per avvisare la scuola è stato un dramma. Nessuno dalla ASL ha mai contattato la scuola di mia figlia. È una vergogna, mi dovete credere. Volevo chiederle Devi cambiare non avvicinarti, però noi siamo positivi. Il tracciamento com'è andato? È andato che ci siamo autodenunciate perché il SISP non ci ha mai chiamati. Vi avrebbero dovuto chiedere Ma i dove eravamo contatti? stati, come l'avevamo preso? C'ho mia madre che ha 69 anni, però non l'hanno mai contattato. Servizi come la spazzatura, cioè chi ve l'ha buttata? Niente, nessuno. Ci avevamo il portiere, poveraccio, gliela mettevamo la sera fuori. E la buttava lui? Lei è stata in ospedale. Quindi è stato forte. C'ha un'infiammazione intorno al cuore. E quanti anni ha sua figlia? 14. La mamma di mia cugina è morta. Lei perché se Io ho lo sta avuto la facendo? segnalazione dall'app Immuni. La notifica le è Non arrivata? mi è arrivata alcuna notifica. Non arriva la notifica su Immuni. Bisogna aprire l'app. L'ho aperta casualmente Sì. questo giovedì sera e ho visto l'avviso rosso, che diceva che ero entrata a contatto con un Covid positivo. Questo è il 6 ottobre, siamo al Questo è il 12. 6. Giovedì sera il mio medico di base non era reperibile, quindi ho aspettato il venerdì mattina, perché sull'app c'è scritto di contattare il medico. Col fatto che sono in stato di gravidanza, Ah. mi ha prescritto il tampone rapido. Noi stiamo facendo Però ci sono anche degli ambulatori privati che lo un rapido. Ma fanno. gli ambulatori privati abbiamo chiamato stamattina, la maggior parte non sono pronti. Uno solo su una decina che abbiamo contattato ci ha detto che avrebbe avuto disponibilità, ma in settimana. Per smaltire le lunghe file del drive-in, la Regione Lazio ha pubblicato sul suo sito questa lista di 94 laboratori privati autorizzati a fare tamponi rapidi. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Volevo informazioni per il tampone rapido. È uscita la notizia che eravamo operativi, ma in realtà non è vero. Pure noi siamo caduti dall'albero del pero. Stanno adeguando il laboratorio. Ah, quindi ancora non siete pronti al momento No, ancora per. no. Non li facciamo, signora. La Regione Lazio perché vi ha inseriti nella lista? Non si capisce. Guardi, noi abbiamo anche mandato la disdetta, signora. Pensi noi che ci telefona il mondo, ci sta telefonando. Abbiamo chiamato più di 10 cliniche, ma l'unica che ci ha risposto è stata Alta Medica. La signora qui bisogna ha cercato online. prenotare online, Ma non c'è, non c'è riuscita. Certamente, ma se tutta Roma, 3 milioni di persone. Se ne va, non si fa il tampone, Ma lei. non si fa, non lo fanno. Si fa solo con prescrizioni online. Prescrizioni online che non si riesce a fare perché è troppo intasato. Oggi abbiamo avuto 1,5 milioni di accessi. Il sito non è il sito dell'Eco. Apple. Ovviamente non può gestire questi numeri. L'altro modo era con le file, purtroppo non era gestibile per il problema delle persone che erano troppo vicine, c'erano 400 persone in fila. Vivo con mio compagno e mia figlia, lei è molto vivace, noi non siamo ancora stati contattati dalla ASL. Cioè, se io non avessi comunicato a nessuno che ero positiva, chi è che lo sapeva? Secondo giorno di quarantena, le mamme del nido di mia figlia sono andate nel panico. Vogliono sapere subito se mia figlia è positiva oppure no. Non posso certo uscire per andare a fare il tampone a mia figlia. C'è qualcuno che viene a casa a fare il tampone? Il mio pediatra dice che dovrebbe essere la ASL a contattarmi. Ma l'ASL non mi contatta ancora. Nello stesso tempo il nido per legge non può chiudere, non deve chiudere, perché la mia figlia è un contatto di persona positiva, non è una persona positiva. Adesso è arrivata la mia amica che mi ha portato la spesa. Arianna, te la lascio tutta qua fuori il portone. Che per caso mi puoi buttare l'immondizia? Non ho i guanti con me. Ecco. Purtroppo ci sono anche i pannolini della bimba. L'odore non deve essere gradevole, anche se io non sento gli odori.
Come vi fa sentire essere praticamente dei fantasmi per la ASL? Io capisco che la ASL è oberata di lavoro, però varrebbe anche magari una mail, un vademecum, un opuscolo, un qualcosa con le cose principali da sapere. Stiamo andando a intervistare Enrico Di Rosa, il responsabile per l'ASL 1 del SISP, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che si occupa dei tracciamenti. La parte che specificamente si occupa del contact tracing sono i medici di sanità pubblica, queste 30 unità fondamentalmente, e le assistenti sanitarie, che sono circa 10 persone. Quindi 40 in tutto. E l'ASL Roma 1? L'ASL Roma 1 ha poco più di 1 milione di abitanti. Adesso che ci troviamo a fronteggiare una seconda ondata di notevole intensità, sono un po' poche. Siamo in difficoltà, per cui abbiamo qualche ritardo nella presa in carico, che ovviamente è un problema che nella maggior parte dei casi non ha una grande importanza, però insomma. Noi abbiamo raccontato il caso di una persona positiva da 8 giorni che ancora non è stata contattata dalla ASL. Devo dire che queste cose sono situazioni che si verificano e ci dispiace. Al momento ci sono delle difficoltà oggettive. Io le porto l'esempio di un paesino della Baviera. Per quanto riguarda il contact tracing, il rapporto è 1 a 1000. La Germania è un paese che in termini reali spende per servizi sanitari 4.000 euro a persona a fronte dei 2.000 che spende l'Italia. Si assumeranno queste persone? Questa è la domanda. Io credo che non manca né l'impegno né la volontà. Bisogna avere pazienza probabilmente ancora per qualche mese. Però il virus corre più velocemente della pazienza. Se non si tracciano adeguatamente le persone, il virus continuerà a circolare. C'è un problema di tracciamento. Non c'è un problema di tracciamento, c'è un problema di grande diffusione di casi che mettono a Ma perché rischio... si diffondono i casi? Perché magari io sono positivo e non lo so. Non sto dicendo che tutto va bene. Non va bene, perché lo vediamo che non va bene. C'è una pandemia. Non va bene perché c'è la pandemia. Io ogni giorno faccio 110 inchieste epidemiologiche. Le faccio 110. Forse 2 rimangono senza inchiesta epidemiologica. Perché non seguiamo l'esempio della Germania? Ma perché sono tedesche e hanno un sacco di soldi? Hanno assunto ragazzi appena laureati per fare il tracciamento in pure Germania. Noi abbiamo assunti ragazzi appena laureati. Sono finiti. Non ci sono medici da assumere. Non ci sono. Fai le domande, non vengono le risposte. No.